Buonasera a tutti e bentornati ai Segreti dei Vicoli di Genova in pillole. Questa è la 14ª puntata. Quello che vedete davanti ai vostri occhi, come immaginerete, sempre una cuore alla seppia del nostro amico, come dico sempre, socio onorario ormai di Gian, Pasquale Domenico Cambiaso. E la cuore di questa sera ha il titolo, questo titolo, Strada che conduce alle porte del Molo Vecchio. Dove siamo? Immaginerete, forse avete già capito, siamo appunto in via del Molo. Quella che vedete in fondo è la famosa Porta del Molo, quella che molti erroneamente, ma anche diciamo, tradizionalmente, chiamano Porta Siberia. Abbiamo la Chiesa di San Marco, qui abbiamo i canoni del Molo, ma ci arriveremo con calma. Intanto, la zona del Molo. Per chi di voi, immagino tutti, conoscete un po' Genova, Via del Molo si presenta come staccata adesso dal centro storico. Abbiamo Piazza Cavour, Via Turati, queste strade moderne, vuol dire che la tagliano fuori dal centro storico. In realtà, se aveste vissuto anche solo 150 anni fa, quindi aveste vissuto col buon Cambiaso, avreste passeggiato nei vicoli e se vi ricordate la 12ª puntata in cui parlavo di Piazza Raibetta e Vico dell'Olio, ecco, da Vico dell'Olio avreste proseguito la vostra strada, quindi superato Raibetta e il mercato, come dire, di Pescheria, e sareste arrivati in Via del Molo, quindi sareste arrivati in Via del Molo e quindi fino al mare, poi in cima al Molo, eccetera, eccetera. Quella che noi oggi chiamiamo Piazza del Mandraccio, sapete, alla destra, diciamo, di Via del Molo c'è questa grossa piazza, forse la piazza centrale, diciamo, del porto antico, in realtà era una primitiva piccola insenatura naturale in cui nasceva quindi il porto di Genova. Come sempre in tutte le puntate, anche questa sera parlerò guardando e consultando il mio sito, così come dire, chi volesse poi seguire il sito sa già dove andare. Dicevo il Mandraccio. Il Mandraccio, che oggi noi conosciamo come Piazza del Mandraccio, nasceva come un'insenatura naturale, protetta dal mare, che funzionò per secoli come luogo di ormeggio, carico e scarico, delle varie navi che arrivavano a Genova. Inoltre, a Mandraccio, come immaginerete, erano anche servizi connessi, come poteva essere l'attività portuale, poteva essere riparazione di navi, il rimessaggio per la flotta, eccetera, eccetera. Il Mandraccio, quindi Via del Molo, avevano sede anche alcuni uffici, magistrature collegate alla porta, come quella dei conservatori del porto e del molo, di cui vi parlerò tra poco. Magistratura che, come immaginerete, aveva come compito appunto l'attività di controllare il buon andamento dell'attività portuaria e portuale, sto vedendo quindi tutte le varie attività di questa zona, tra le attività anche quelle dragaggi del porto, di cui vi parlerò a brevissimo. Quando parliamo del Mandraccio e del Molo, dobbiamo pensare che diciamo, il primo molo, il vecchio molo iniziale, iniziò a essere costruito nel 1533, subito prima della Ripa Maris. Quindi quando passiamo ai porci sotto Ripa, in realtà sono subito posteriori al Mandraccio, alla zona del Molo, che è la prima zona che nasce, quindi come dire, come zona portuale. Quando poi il Mandraccio, diciamo così, perderà pian piano la sua funzione, il porto, come sapete, nei secoli si allarga, quindi anche inizierà per la zona dell'Arsenal, zona dell'Arsenale, quella che oggi, diciamo così, per farla facile, la carta del mare. Ebbene, il Mandraccio poi verrà pian piano, perderà la sua funzione e alla fine, nel 1898, verrà completamente interrato. Una curiosità, il materiale che di scavo, il materiale che così, così sarà utile per interrare il Mandraccio, è quello che proveniva dalla costruenda, diciamo così, via 20 settembre, cioè tutto ciò che riguardava, fate conto, vi parlavo l'altra volta del convento di Sant'Andrea, tutta quella zona lì, quindi Morcento, tutta quella zona lì che veniva costruita in quel periodo, ebbene, la zona di via 20 settembre, l'ex zona di via Giulia, tutto questo materiale viene portato al Mandraccio. Se invece parliamo, per esempio, di una curiosità sempre, diciamo così, di zona di riempimento, il materiale risulta invece, per esempio, di via Garibaldi, cioè di Strada Nuova, nel 500, verrà portato invece al molo, quindi il molo vecchio, la zona del molo, verrà allargata e verrà, come dire così, un po' più spianata, più allargata, grazie al materiale che risulta invece proveniente da via Garibaldi. Come vedete, quindi la città si evolve, tutto ciò che, come dire, avanza non viene buttato via, ma serve per altre parti della città. Parliamo sempre parlare di mandracci, ma forse non vi siete mai chiesti da dove deriva questo termine. Ci sono tante le teorie. La teoria più divertente, tra virgolette, parla di mandraccio come derivante dalla parola mandria, cioè questa mandria di navi, queste tantissime navi, una sopra l'altra in porto. Ebbene, l'idea di faccio un esempio, il Porto Franco, si vede qua, tutte queste navi quasi una sopra l'altra, una specie di mandria di navi, quindi mandraccio.
Sono un termine mandraccio, un termine che troviamo anche in altre città. Se vi capita di andare a Trieste o a Napoli, per esempio, c'è il mandracchio. Sono anche queste città, come Genova, il mandraccio, c'è cioè la zona del mandraccio, la zona dei mandracchi, se no, chiamate anche mandracchi, vennero interrate. Come a Genova, di loro abbiamo ricorso solamente nella toponomastica cittadina. Se vi capita di andare all'estero, per esempio a Malta, vi è il mandraggio, oppure in Grecia sono i mandracchi, per esempio a Rodi, per fare un esempio. Mi raccontava appunto che poteva derivare dall'idea di mandria, oppure dal latino mandra, cioè recinto, o mandraculum, che è il diminutivo di mandra, appunto come piccolo spazio organizzato. In realtà, poi per altri ancora, il termine potrebbe derivare da una parola araba. Sapete che il commercio nel Mediterraneo ha fatto sì che tutti i popoli che, come dire, commerciavano tra loro, si mischiavano, questo sorta di melting pot di culture, ha creato tantissime parole. Camallo, per esempio, faccio un esempio genovese, o Cabibbo, per esempio, per due parole che tutti conosciamo. Ebbene, mandraccio potrebbe essere una parola che deriva anch'essa da, come dire, da questa sfornata, da questo melting pot, da questo, come dire, miscolamento di culture del Mediterraneo. Sempre rimanendo in tema mandracci, vi faccio vedere due immagini antiche. Una, vediamo un po' se, eccola qua, questa è la forse più bella di tutte. Questa immagine la trovate, se vi capita, di andare a Pegli, il Civico Museo Navale, Dionisio De Martino, risale al 1575, sono gli scavi, lo scavo del mandraccio. Il mandraccio, come immaginate, come tutto il porto, ogni tanto c'è bisogno di dragaggi, c'è bisogno di pulire fondale che pian piano si rialzerebbe. Ebbene, nel XVI secolo ci sono grandi lavori al mandraccio per fare in modo che appunto questa zona potesse essere potesse più utile, cioè potesse essere utile veramente per l'ormeggio delle navi, sempre per essere più grosse, e comunque avessero e ci fosse un po' di pescaggio e non ci fosse solo pochi metri di pescaggio. Si racconta che furono scavati più di 20 palmi genovesi, quindi più di 5 metri, scavarono scogli, tufo, eccetera, eccetera, ma quello che forse è più divertente di questa immagine è vedere tutti questi omini al lavoro e notare, per esempio, questa grande draga, che vedo la bandiera di San Giorgio, per dare un po' di patriottismo al tutto, questa enorme palizzata che tiene appunto a freno l'acqua da fuori, questi piccoli, questi omini, questi lavoratori con sulla testa quello che noi chiamiamo le cuffe, quindi fino a quelle materiali di risulta, quindi ha portato su queste barchette che a loro volta avrebbero portato il materiale poi dalle altre parti. Nel 1500, tra i tanti utilizzi del materiale di risulta, vi è anche la costruzione dei moli. I moli che noi vediamo qua, qui sono già in pietra. Fino al 1500, sapete, il mole Cattaneo, un ponte reale, vari ponte di Cattaneo, c'è questo ponte Cattaneo, poi c'è il reale, eccetera, eccetera. Ebbene, i vari ponti erano in legno. Nel 1500 vengono rafforzati e vengono fatti in pietra. Questo faceva sì che i moli fossero più forti, quindi potessero reggere, come dire, più carichi di merci, e quindi più forti, quindi anche per le navi più grosse, possono attraccare senza, come dire, dar fastidio ai moli, distruggerli, poterli danneggiare. Il nostro mandraccio, poi notate che c'è ancora un po' d'acqua che sta uscendo, vedete, da questo lato, e questa teoria di cicogna, queste tantissime sorte di gru, che vedete, caricavano l'acqua, la buttavano fuori, sono dette cicogne, appunto, vedete quante sono, tantissime, e guardate quanta gente lavorava, c'è anche qualche animale, qualche mulo, vedete, c'è tantissima questa teoria di lavoratori. Qui sono ancora, vedete, qui sono più avanti, vedete, qui sono ancora un po' in vita, stanno scavando ancora questi enormi scogli. Se vi capita di andare in Via del Molo, esattamente sulla facciata laterale della chiesa di San Marco, potrete notare una pietra, quella che io chiamo la pietra dei dragaggi. Eccola qua. In questa lapide marmorea, tra l'altro una lapide molto bella, anche molto ben decorata, si racconta che nel 1813 i padri del comune ordinarono lavori di dragaggio nello spazio del mandraccio, compreso tra la chiesa di San Marco e il ponte dei Cattani, cioè il primo ponte. Dopo il mandraccio si racconta anche, vedete, 19 palmi in questa stampa. Se vi capita di leggere il cartello spostante, si parla di 20 palmi, diciamo 20 palmi, comunque sia più o meno sui 5 metri di, come dire, di profondità scavata. Nella lapide si racconta anche che i lavori costavano un'enormità, 10.000 lire genovesi, e che erano ben 213 anni che non si provvedeva a scavare, quindi a pulire
fondali. Infatti, i fondali si erano ridotti a soli 2 palmi, quindi erano praticamente inesistenti i fondali. E grazie appunto a questi lavori, invece, venivano riportati avanti e si poté continuare, come dire, si poté ricominciare a lavorare seriamente al mandraccio. Quando parliamo di Via del Molo, la prima cosa che vediamo, anche qua, vediamo queste lavandaie che lavano appunto sotto un castello d'acqua. Quello che noi chiamiamo la fontana dei cannoni del Molo, la conosciamo ancora oggi, sopra nel mette una terrazza che è un ristorante, ma conserva ancora la sua struttura. La fontana detta dei cannoni del Molo, cannoni intesi come appunto, se vi ricordate la differenza tra bronzino e cannoni, bronzino è il rubinetto chiuso, quindi che poteva essere aperto o chiuso, mentre il cannone era, come dire, una bocca d'acqua che sparava acqua a ripetizione senza mai fermarsi. Per chi di voi conosce Roma, per dire Nasoni di Roma, che sono quelle fontane sempre aperte, dove l'acqua scorre sempre non viene fermata. Ecco, questa per noi sono i nostri cannoni. In questo caso qua, questo è detto anche castello d'acqua. Perché? Perché era un edificio atto a contenere l'acqua, a raccogliere l'acqua che arrivava dal ramo di Castelletto. Dal ramo di Castelletto, ma non solo. Dal 1632 qui venivano convogliate anche le acque eccedenti da vicina cisterna di Santa Maria delle Grazie. Se avete preso un po' l'inizio di quello che oggi è Corso Quadro antico, vi ricordate, via Principe Odone, vi raccontavo qualche puntata fa, ebbene lì c'è la chiesa delle Grazie, lì c'è una grossa cisterna che appunto, quando, come dire, era piena, era colma, dava acqua a questo castello d'acqua. Se poi passate in via del Molo e osservate attentamente queste piccole lapidi marmoree, noterete dei numerini, eccoli qua. Questo si vede bene, male, diciamo che si vede ancora meglio. Ebbene, sono tanti numerini, come vi ho già raccontato tante volte, ogni numero corrisponde a un'utenza, corrisponde, come dire, a una piccola derivazione. Ne troviamo spesso questi numeri associati a derivazioni. Per farvi un esempio facile, se vi capite andare in peggio in salita la Coccagna, c'è di nuovo dei numeri uguali a questi, ma non solo, ci sono tanti punti di vincolo. Da quello storico, appunto, dava acqua a tutta la città e dava acqua alle varie utenze. Le varie utenze, appunto, sono assegnate con molta eleganza, con numeri scolpiti sul marmo. Già che siamo sempre su questa fontana, vi faccio notare l'edicola votiva oggi presente. Dico la votiva così per fare uno scurso. Intanto, come vedete dall'immagine del cambiaso, intanto manca questa grossa edicola qui sopra e manca il trogolo davanti, dove vengono le lavandaie. Se vi capita oggi di passare da qui davanti, dove è tutto pulito, ma questo edicolo a fianco del pannello d'acqua è detto vico dei lavatori, appunto, per cui vengono dei lavatori. Dicevo dell'edicola votiva, questa edicola votiva, ecco, qui la vedo un pochino meglio. L'edicola votiva, purtroppo, cioè da una parte, diciamo così, protetta da una grossa grata, che se da una parte ha protetto l'immagine, cioè la statua del santo, dai furti, dall'altra non ci permette oggi di vedere appunto chi vi è dentro. Se non l'avete ancora capito, non lo sapete, lo dico io, è San Giovanni Battista. Avete una piccola, è proprio un'edicola fatta a tempio, d'altra parte sapete che edicola vuol dire piccolo tempio, tempietto, e qui in questo caso è controllato da due colonne con capitelli ionici, due piccoli, stemmi a brasi, e dentro, dicevo, c'è una statua di San Giovanni Battista. Tra i tanti, se vi capita poi, già che siamo in tema edicole, di fare due passi al Molo, sempre via del Molo, angolo, Vico Palla, invece c'è questa bellissima edicola votiva qui, coperta perché si sta sciogliendo, cioè lo stucco ha bisogno di un restauro. Qui siamo all'angolo tra via del Molo e Vico Palla dove torneremo tra un pochino per un'altra cosa, ma vi racconterò dopo. E quindi dicevo l'edicola, che se vi capita di vedere è posta molto in alto, forse per farsi vedere dal mare e per vedere il mare. Quindi se la Madonna poteva guardare il mare, se chi arrivava al mandraccio o al Molo vedeva appunto la Madonna. In questo caso parliamo di un'edicola risalente al XVII-XVIII secolo, arricchita, come vedete, da volute tutto intorno, lo stucco forse che sta perdendo, quindi lo stucco che deve essere restaurato per questo protetto. È una Madonna della Misericordia che appare al Beato Botta, per chi di voi fosse un po' domestico, trovate con Savona, sapete che la Madonna a Savona c'è un santuario a lei dedicato. Sono tante Madonne nei vicoli, tanti votivi nei vicoli, molte sono dedicate alla Madonna della Misericordia, della nostra Madonna, diciamo la Madonna della Guardia, ma molte sono anche dedicate alla Madonna della Misericordia. Un'altra piccola votiva,
un pochino più staccata, ce la trovate oggi nell'edificio del Mindo, sembra comunque a due passi da dove siamo adesso, è questa qua. Questa è una storia divertente perché se vi capita di leggere sotto, traslocata 1, traslocata 2, questa edicola quindi diciamo così, ha un po' viaggiato. Secondo i Remondini, che per chi di voi è un po', come dire, conoscete le edicole votive dei libri, che vuole le edicole votive, i Remondini sono sicuramente dei cultori. Nel 1800 avevano fatto, più su 65, avevano fatto un censimento delle edicole votive, quindi le raccontano spesso. E secondo i Remondini, questa immagine potrebbe essere quella che era una volta a Ponte Reale, dedicata, voluta fare dai facchini del Ponte Reale, quindi dai facchini del porto. In questo caso abbiamo una semplicissima, diciamo così, edicola intorno a sé, mentre molto bella e molto, molto ricca rispetto al contorno, è l'edicola interna. Cioè, eccolo qua, bassolievo, qui c'è una Madonna, Regina di Genova, vedete, con lo scettro in mano, Gesù in braccio, da una parte San Giovanni Battista, dall'altra Sant'Erasmo. Vedete, soprattutto con gli abiti da vescovo nel pastorale in mano. Il San Giovanni Battista, come sempre, il suo pastorale, poi il suo vestito, che tutti conosciamo, come dire, da deserto, tra virgolette. Torniamo all'acqua pubblica, cioè torniamo, come dire, alle fontane, e ve ne racconto una fontana che forse pochi di voi conosceranno. Vi raccontavo prima della zona, diciamo così, del porto, la zona che non abbiamo più, cioè la zona che da Piazza Rebete, da Pico dell'Olio, Piazza Rebete, quindi dal mercato di Pescheria, ti avrebbe portato una volta fino a Via del Molo. Quella via lì, diciamo Via dell'Olio, che continua fino a Via del Molo, ecco, lungo quella strada lì, vi era una fontana molto famosa, di questo vi racconto la storia, si chiamava la fontana del Bordigotto. Se vi capite leggere Jacopo da Varagine, nella sua leggenda ora ci racconta che nel 935 dopo Cristo, all'improvviso, questa fontana iniziò a zampillare sangue. La cosa, come immaginerete, fu vista da tutti come un presagio di sventura. La sventura che puntualmente, appunto, accadde. La sventura accadde. Di lì a poche ore, infatti, la città verrà messa a ferro a fuoco dai saraceni, che dopo aver ucciso, messa a ferro a fuoco la città e ucciso gli uomini, andarono con donne e bambini. Diciamo, quando i pirati attaccavano le coste, spesso ammazzavano tutti gli uomini, come dire, gli adulti maschi, mentre le donne e i bambini venivano presi e portati, appunto, per essere divenuti poi come schiavi. Era agosto, pare che fosse il 26 agosto del 1936, e i saraceni avevano già provato, diciamo, da attaccare la città 2 anni prima, ma non c'erano riusciti a causa delle condizioni del meteo, del mare. Quindi Genova 2 anni prima era stata salva. Tutto ciò non accade nel 1936, quando appunto fu attaccata. E purtroppo i saraceni, si dice che sbarcarono in presso la chiesa di San Siro, che all'epoca era ancora la cattedrale di Genova, e distrusse tutta la città. Questo il, diciamo, spero lo racconto in primis, quello dice che l'analista Giustiniani nel XVI secolo, diciamo così, anche un po' per l'idea di patriottismo, quindi da capire anche se la cosa sia vera o no, comunque ci racconta che la flotta genovese, che era tornata a casa resa conto della tragedia, decise di inseguire i pirati, raggiunsero i pirati in Sardegna e riuscirono a sconfiggerli dopo una lunga battaglia. Si racconta che tutti i nemici, non ci furono fatti prigionieri, ma tutti i nemici vennero passate le armi, cioè vennero uccisi tutti i nemici. E da questo si dice che appunto quello che accade vicino a un'isola che da quel momento lì venne chiamata Mortorio o Isola dei Morti, appunto per tanti morti che vi furono. Dicevo, questa tragedia venne vista però fu uno sprone a rafforzare la città, quindi a iniziare a costruire la città muraria del IX secolo, di cui oggi abbiamo per esempio un esempio, se vi capita di andare di a Tommaso Reggio, nel muro perimetrale di quello che è il Museo Diocesano, cioè questo dei canonici, bene, quel muro lì, il muro del IX secolo, è il muro di quell'epoca del IX secolo avanti Cristo. Città muraria che, come sapete, verrà poi rafforzata nel 1155 per appunto affrontare, o perlomeno per essere pronti in caso in cui Barbarossa fosse arrivata in città per conquistarla. L'idea del gocciolare sangue, cioè l'idea di zampillare sangue, fu vista da alcuni come un presagio, ma anche come qualcosa di miracoloso. Infatti si racconta che almeno un terzo della popolazione riuscì a scappare. Scappare perché dopo aver visto questa sostanza piare capì che c'era qualcosa che non andava, quindi è riuscito a scappare dalla città. E quindi la fontana viene vista anche come qualcosa di salvifico, oltre che qualcosa di
come dire, di tremendo, di tragico. Si decise quindi consacrarla. La fontana rimase in auge per molti secoli, ma piano piano la sua posizione, diciamo così, non era centrale, non era utile, pian piano, e si racconta che nell'anno 800 la fontana fosse piena di rumenta, fosse piena di spazzatura, abbandonata a se stessa. E così, considerata ormai inutile, con evidenti segni del tempo, perché se non viene utilizzata, poi come sapete, tutto pian piano si dissolve, la fontana verrà definitivamente demolita nel 1863. Purtroppo non ho immagini della stessa, ma se le troverò sicuramente sarà, ve le farò vedere. Se, tanto che siamo in tema pirati e saracini, faccio velocissimamente vedere quando siete in piazza Matteotti, se lo sguardo, noterete in Forza del Palazzo Ducale alcuni personaggi incatenati, quindi questi sono i nemici della Repubblica. Se vi capite andare sul mio sito, nella pagina degli edifici pubblici, nel capitolo che riguarda Palazzo Ducale, me li racconto tutti e otto. Stasera, velocissimamente, vi racconterò dei tre pirati. I pirati Mujahid, eccolo qua, il primo personaggio che notate sulla destra, cioè a sinistra, scusate, e detto anche Musetto, era un pirata che diciamo, girava, andiamo sulle Baleari, e riuscì a conquistare la Sardegna. Cioè, la Sardegna, perché c'era Pisa, non riuscì a, come dire, a rispondere all'attacco. Il Genova si alleò con Pisa, col Papa, con Benedetto VIII, e riuscirono a conquistare, finalmente, cioè, a cacciare Mujahid, che venne ucciso e la sua testa fissata su un palo, su una picca, come dire, come sapete, qualcosa di riservato ai nemici più importanti o anche per i reati più gravi. Un altro pirata molto più famoso è il Corsaro Dragutri, tutti conoscerete la storia, se non altro perché Andrea Doria ha chiamato così il suo gatto. Il Corsaro Dragutri, come sapete, o come se non lo sapete, vi invito a leggere il mio sito, velocissimamente, dopo tante scorribande, Dragutri viene catturato dal nipote, Gianni Pino, dal nipote di Andrea Doria. Dragutri si dice abbia detto che si dispiaceva di essere stato catturato da una donna con la barba, cioè da un giovane, qual era Gianni Pino, quindi un giovanotto. Ebbene, Dragutri viene prima messo in catene e poi viene liberato, viene venduto come schiavo. Non è una grande idea, diciamo, di Andrea Doria di venderlo come schiavo, perché Dragutri, dopo poco tempo, si riprende e decide di ricominciare quello che aveva interrotto, cioè ricominciare la sua attività di pirateria. Va avanti, se io che frequento San Michele di Pagana so bene di Dragut perché attaccò la squadra a pallo, ma anche la città dell'opponente come la Iguiglia, conosco bene purtroppo, come dire, Dragut. Finalmente, dopo più di 20 anni, altri 20 anni, Dragut muore per fortuna, per fortuna di coloro che vivevano lungo le coste, diciamo, perché è colpito da una scheggia durante la sedia del forte Sant'Elmo a Malta. Era il 18 maggio 1565. Un terzo pirata, sempre sul Ciale di Palazzo Ducale, è il numero 5 di questa serie di nemici della Repubblica incatenati. Eccolo qua, è il re saraceno Abu Jada. Qui, diciamo, le fonti non sono concordi sull'identità di questo nemico della Repubblica, anche se si pensa che sia colui che governava l'isola di Maiorca. In questo caso fa ridere, cioè è curioso, ciò che fece i genovesi, più altro ciò che non fece i genovesi, in quanto il re di Spagna decide di conquistare Maiorca, quindi c'è Catalani che non aiuta il re di Spagna, per conquistare la Maiorca e sconfiggere il re, appunto, Abu Jada. I genovesi avevano con i saraceni, cioè con i saraceni di Maiorca, dei rapporti commerciali, quindi, diciamo così, era tutto interesse a Genova che continuassero a esserci questi saraceni, l'isola di Maiorca. Il Papa in persona chiede ai genovesi di non intervenire, di non aiutare i pirati, che poi avrebbero, diciamo così, poi i genovesi avrebbero avuto dopo le loro tante soddisfazioni. Questo accade, infatti, il re Giacomo I di Spagna conquista l'isola e poi concederà ai genovesi, appunto, porzioni di terreno che sono di fondaci nell'isola, quindi sono i genovesi, cambiano partner commerciali, ma continuano a commerciare con Maiorca. Quello che è difficile da capire è come mai questo re saraceno sia, come dire, in fascia da Palazzo Ducale, perché in realtà le fonti non raccontano che questo Abu Jada fosse stato portato a Genova
Ma questa è un'altra storia. Torniamo al nostro molo e andiamo avanti a passeggiare. Tanto la zona del molo, vi faccio vedere due immagini, vi faccio vedere questa immagine antica, ve ne faccio vedere un'altra. Qui c'è, questo è il molo, questa è un'immagine dell'archivio di Stato 1544, quella che noterete qua, una chiesa, di cui vi parlerò tra poco. Posso vedere una cosa, la chiesa guarda verso mare, vedete? La torre, questa non è una campanile, ma una torre anolare, ve ne parlerò tra poco. Quindi dalle spalle alla città, ma ne parleremo tra poco. La zona, come vedete, è molto squadrata, ben fatta, e tutti questi sono vari magazzini. La zona del molo, infatti, è la zona dei magazzinati. Vicino al mare era utile per appunto immagazzinare le merci, il magazzinamento delle merci che avviene in alcuni magazzini. Magazzini di cui vi mostro subito alcuni esempi. Ma prima di vedere alcuni esempi, vi raccontavo la fontana del Bardigotto, ecco, torniamo pian piano verso il molo e alziamo lo sguardo. Per chi di voi attraverso qualche volta la sopraelevata, oppure a chi in piazza Cavour decide di alzare lo sguardo, guarda quella casa che fa angolo tra piazza Cavour e via del Molo, ebbene, nell'angolo scolpita potete notare una piccola testa. Io la prima volta che la notai ero in macchina e tornavo dalla campagna, quindi dalla scuola, da un bambino, e vidi questa piccola testa. Pensavo fosse, come dire, una visione, invece poi scoprì che era proprio una testa incastrata, vedete, in questa facciata, per l'angolo della facciata. Si vede molto bene, ma sta sopraelevata. Se no, da piazza, questa foto qua, ho fatto apposta così, la foto fatta da piazza Cavour, vedete, queste qui sono le traverse della sopraelevata, quindi, come se la traversa della sopraelevata, la vedete, molto piccola, ma esiste. Se, studiando un po' nelle varie, quelle che io chiamo Bibbie, cioè i vari libri antichi dei vicoli, ho notato, ho trovato delle assonanze. Si dice che molte, in alcune case, erano dei vicoli, venivano incastonati dei volti umani che secondo una teoria rappresenterebbero il volto di Gianni. Se vi capita, per esempio, di andare nel chiostro dei canonici, di cui parlavo poco fa, per appunto la cinta muraria, ebbene, alzando lo sguardo verso via Scuderia, per farla facile, notare altissima, quasi in cima al palazzo, eccola qua una testa. Questa probabilmente è una testa di Giano. Vedete, vi sorride quasi beffardi. È un'altezza improbabile, quindi dovete solamente, se siete nelle coste dei canonici, alzare lo sguardo verso, dico, Scuderia la Vecchia, quindi verso Scuderia, per farla facile. E appunto un palazzo che dà su, dico, Scuderia la Vecchia, ha questo, no, in altissimo questo volto. Il volto di cui parlavo stasera, invece, eccolo qua. Il volto che è su Piazza Cavour. Per alcuni, appunto, è sensibilmente Giano, per altri, invece, visto che siamo in zona boia, cioè se ci avvicina la casa delle boie, qui si trova la casa delle boie, ebbene, per una teoria un po', tra virgolette, fantasiosa, ma, cioè, ma è giusto raccontarla, si dice che la testa di un condannato a morte tagliata fosse schizzata così in alto da arrivare, appunto, a incastonarsi nel palazzo. Per altri, invece, è proprio la testa delle boie. Forse, ovviamente, la testa delle boie sarebbe una sorta di legge di contrappasso, quindi, diciamo così, qualcuno ha mozzato la testa al boia. Qualche anno fa mi scrisse anche una persona che disse che aveva abitato qua e che una signora che abitava con lui raccontava che oltre alla testa vi erano anche le mani da qualche parte. Di questo però vi racconto così come sto raccontato, in realtà io le mani non le ho viste, quindi finora non posso dirvi che sia vero o che sia finto, comunque era giusto che vi riportassi la cosa. Vi raccontavo la zona del molo come zona appunto di edifici, magazzini. Camminando lungo via del Molo, il primo magazzino che trovate alla vostra sinistra è questo qua. Vedete, molto, questo enorme magazzino, subito dopo la Fontana e Cannoni, come dire, due palazzo dopo, questo palazzo Verdino, subito dopo questo palazzo qua. Questo palazzo, che detto, si chiama Magazzino dell'Abbondanza. È un magazzino costruito tra 1556 e 1577 dalla Repubblica di Genova per immagazzinare i beni in eccesso. Quindi i beni in eccesso nei periodi di abbondanza sarebbero stati utili per i periodi di carestia. Come ogni cosa importante, anche questa era un magistrato, dell'abbondanza, appunto. Attualmente l'edificio sapete, nascerà il distretto dei Blue Jeans, nascerà il museo dei Blue Jeans, e questo edificio qua, soprattutto in cima, non so dove, ci sono state alcune conferenze. Se vi capita di affacciarvi da Spinata Castelletto, per esempio, guardando questa zona, noterete che su questo palazzo e anche nel palazzo a fianco, in cima, c'è una piccola piramide di luce, una piccola piramide fatta di vetro. E
Ebbene, perché? Perché in cima al palazzo, un'idea di Renzo Piano, fu creato il sottotetto un'enorme sala, quindi è anche bella da vedere, e in cima, diciamo così, la cuspide del tetto è costituita da una serie di vetri, quindi dalla luce alla stanza. Da lontano vedete appunto questa piccola piramide di luce, fate conto, per dire la piramide del Louvre, per farvi capire, ecco, questa piccola una piramide simile in cima al tetto, della cuspide del tetto, la parte terminale del tetto, in mezzo, nel centro del tetto. Appunto, una cuspide vitrea. Questo è l'ingresso. Se poi camminate un pochino più avanti, infilate, guardate la Madonna di cui vi parlavo prima, che la Madonna Misericordia con Beato Botta, vi infilate in Vico Palla, vi troverete davanti a voi invece il magazzino del sale. Il magazzino del sale, di cui forse conoscete, quel strano edificio che sembra una sorta di castello. Particolare è la sua struttura, che appunto ricorda una fortezza ed è caratterizzata da dei contrafforti molto robusti, che, come dire, il palazzo viene giù e verso terreno si allarga con questi contrafforti molto robusti per sostenere le spinte laterali del sale che veniva qui dentro stipato e che durante il suo come dire, mentre si asciugava diventava più pesante, quindi spingeva verso le pareti laterali. Questi forti contrafforti facevano in modo che le pareti resistessero. Il magazzino del sale attualmente, questo qua, sito in Vico Palla, Civico 9, attualmente è in vendita. Se vi capita, addirittura su internet trovate alcune immagini, che vi mostro subito, degli interni. Sono interni non ancora visitati, ma vi assicuro, presto lo farò e vi posterò le foto, perché sono molto curioso. Adesso lo faccio vedere. Il sale, eccolo qua. Questo purtroppo si vede un poco, perché sono immagini da internet, vediamo se riusciamo a farlo un po' meglio. Vedete, sono interni con tantissime volte con tante scritte con le varie sale, che interpreterò quando riuscirò a vedere. E poi questo altro interno, vedete come di nuovo com'è. Opla. Enorme, enorme, una specie di, vedete, questo ingresso, si vede da fuori, un enorme salone, appunto, quindi è stipato quindi diciamo, come dire, terra cielo, terra tetto, diciamo così, senza piani, un enorme volume. Se quando riuscirò a visitarlo, sicuramente ve lo mostrerò. Tra i tanti, se vi capite, in rete, ci sono alcuni render, alcune, come dire, idee sulla fattibilità di cose. Si parla di musei, di strutture, come dire, qua in vetro, che evidenzia che rendessero un po' più bello l'interno, ma per ora il magazzino giace in silenzio. Il magazzino del sale di Vico Palla 9 è il più famoso. Se però alzate lo sguardo, guardate di fronte a lui, cioè Vico Palla, Civico 4, vi è un altro magazzino del sale. La struttura è simile, anch'esso costruito tra il 400 e il 500, e nel mentre anch'esso vuoto, ma faccio vedere alcune foto, così vedete un po' com'è. Questa è una foto da fuori in cui si vede l'interno, vedete l'interno molto simile a quell'altro, quindi simile a Vico Palla 9, vedete, altissime volte. Quindi una stanza unica con volte altissime. Poi addirittura qui c'è questo palazzo, vedete che anch'esso si allarga verso il fondo, quindi si diventa più potente, cioè quindi diventa il contrafforte più pesante, quindi atti a respingere, quindi la forza del sale che, come dire, avrebbe fatto spanciare le palazzo. Questo addirittura poi è collegato a Palazzo a Fianco, vedete, Palazzo a Fianco di cui vi parlerò a breve. Già che siamo in zona, se vi perdete nella zona del molo, un consiglio è di andare a visitare, faccio vedere, è un bel vicoletto, proprio qui dietro, forse il vicolo più bello del molo, per parlare. Non vi dico il nome, finché non lo trovo. Vico. Non trovo più, quindi da lì sotto. Ah, scusate, Vico Palla di Vittoria, insomma, che foto divertente. Eccolo qua. Questo vedete, ecco, qui c'è, questo, allora, se questa è via del Molo, questa è la Vico Palla, questo sono i nuovi magazzini del sale. Qui vedete altissimi, vedete come sono alti, alti come un palazzo, appunto, ma dentro tutto vuoto. Qui ci devo far vedere Vico Mimella, adesso troviamo. Non c'è. Che cazzo, fa vedere, no? Eccolo qua, Vico Cimella. Forse il vicolo più bello da vedere a molle, vedete questi contrafforti tra un palazzo e l'altro.
questi archi che si inseguono e inseguirsi, eccolo qua. Tra un palazzo e l'altro, la cosa più bella, forse se vi potete raticare anche qua, vedete gli archi che sembrano saltellare da un palazzo all'altro. Qui si vede bene, qui forse ancora meglio, sì, eccoli qua. Guardate bello, questo c'è l'effetto, che camminate qui sopra, questi archi vedete, collegati da un palazzo all'altro, che poi sembra tenere un palazzo e tenere l'altro. E questo è appunto, e dico Cimella, se vi capita, e qui dietro Vico Palla, per farvela fare. Per tanti magazzini che troviamo in zona, viene uno che è stato trasformato per la benevolenza di un tale Luigi Massoero. Il Massoero, eccolo qua, asilo notturno Massoero, un'istituzione nata per volontà di un nostro concittadino, Luigi Massoero, che decise alla sua morte di lasciare un cospicuo lascito ai civici ospedali di Genova perché fosse istituito un dormitorio pubblico. Scrive Massoero, un asilo o l'alloggio gratuito che resti aperto tutta la notte e nel quale a qualunque ora, senza alcuna formalità, possono trovare ricovero quanti si presenteranno. Logicamente, esso era a sezioni maschili e a sezioni femminili separate. Se vi capita di andare giusto lungo il Massoero nella fascia laterale, troverete appunto scritto femminile o maschile, anche perché disinfestazione maschile e disinfestazione femminile, comunque due entrate separate. Specialmente destinato a quei poverelli che si vedono attualmente a fare nottata sotto i porci delle calafrici e delle amazzine, eccetera. Insomma, il problema dei senza tetto che dormivano nelle amazzine, alla felice, eccetera, è un problema che non riguarda noi contemporanei, ma è un problema antico, purtroppo. E il Massoero, col suo cospicuo lascito, voleva che fosse risolto o perlomeno attenuato. Passano 10 anni, quindi dal 1912 al 1922, e finalmente nasce l'opera di asilo notturno gratuito Luigi Massoero. Viene destinata a ciò la caserma Annona in via del Molo, appunto una delle tante istituzioni, dei tanti magazzini del Molo. Ah, questo non l'ho detto, i magazzini del sale, qui qua la ciò vede prima, vengono presi poi, diventano nel 1810, quindi da Napoleone, diventano ricordo le truppe francesi, sono posti vicino a un porto, quindi zona utile, zona sia per difendersi sia per arrivare e scaricare, quindi diventano. Cioè vivono con le truppe francesi. Oggi invece cioè, sono abbandonati nel presente di un recupero che secondo me arriverà. Vi raccontavo del Massoero, la media a giorno, si racconta le cronache dell'epoca, era di 235 persone, quindi 235 posti occupati. Se poi leggiamo ancora quelle cronache ancora più divertenti, con qualche curiosità, divertenti da leggere, da tratta, non poveretti per coloro che hanno subito queste cose. Il 1921 dicembre, le pattuglie delle regie guardie contano 322 senza tetto, dei quali 73 addormentati nel grande porticato di casa locale, e si fa un po' un censimento. Di essi, più di un terzo vengono dagli altri comuni, quindi non sono genovesi, ma non solo. Vengono trovati anche cinesi, turchi, spagnoli, inglesi, austriaci, egiziani, esteri, tedeschi e anche un indiano americano, cosiddetto pelle rossa. Ed ecco la scritta che campeggia alla sinistra dell'ingresso del Massoero. Notturno asilo a Neraminghi senza tetto. In questo edificio, apprestato dal comune, per iniziativa di Luigi Massoero, cittadino integro, pio perissimo, che a benefico scopo l'intero suo patrimonio legava. Vedete, 1922, appunto, l'anno in cui nasce l'opera di Massoero. Scusate, qui c'avete appunto la scritta che stavo leggendo adesso, e qua vi raccontava appunto delle varie. Le varie porte, ogni porta ha un ingresso ai suoi compiti, tra virgolette, quindi c'è lo spazio da andare. In questo caso, questa è la lapide che trovate all'ingresso laterale, reparto di disinfezione annesso all'asilo Massoero. Qui si veniva appunto prima di entrare, si poteva lavarsi, eccetera, eccetera, quindi si poteva darsi una sistemata prima di entrare. Se poi vi capita di infilarvi dentro questo portone, che proprio a questo periodo è stato restaurato, quindi dovrebbe stare a posto, noterete anche un busto del buon Luigi Massoero. Ho preparato di cose, vi faccio vedere prima un'immagine del molo e faccio vedere una chiesa. Di che chiesa si tratta, sapete tutti, è la chiesa di San Marco. Vi faccio vedere appunto il Massoero, eccolo qua, scusate, il mandraccio molo, ma qui appunto l'ho visto prima come era diviso il molo, molto schematico, sembra un accampamento romano, un sorto di Carlo de Cuman. Qui c'è la chiesa, di cui parlavo prima, appunto, la chiesa di San Marco, che, come vedete, oggi sappiamo, guarda la città, cioè guarda la piazza del Borgo, all'epoca invece, vedete, guardava il mare. Ci arriveremo.
ci do un'altra immagine antica, anonimo. Questa immagine, molti di voi la conosceranno, è l'immagine della loggia delle vedute della città, del primo piano del Palazzo Antonio Doria, Palazzo Doria Spinola, quello che è oggi la prefettura, aperto spesso per le ma aperto in realtà tutti i giorni, basta infilarvi dentro con un sorriso e farlo entrare. E tra le tante città rappresentate in questa loggia vi è Genova. Questa è una riproduzione del fine 1800, perché nella loggia in realtà furono aperte molte porte, appena le porte si distruggevano gli affreschi. Tra tanti affreschi distrutti, fu distrutto anche l'affresco che raffigurava Genova. Venne rifatto nel 1889, si dice, consultando originali del XVI secolo. Quindi dovrebbe essere meglio l'immagine del XVI secolo. Cosa notiamo? Notiamo la zona del mondo, ecco qua, la chiesa di San Marco, con un campanile ben diverso da quello che conosciamo oggi, di cui vi mostrerò tra poco le immagini. Perché? Perché non parliamo di un campanile, parliamo di una torre novale. Tanto notiamo che qua i vari ponti, questi sono ancora in legno, vi raccontavo che entrano in pietra appunto nel 500. E notiamo un'altra cosa, notiamo che il molo non è staccato dalla nostra città, ma vedete, la città giunge al molo, giustamente, come naturale prosecuzione appunto della città, come braccio che si allunga verso il mare. Il mandraccio vedete qui dentro, e poi i vari ponti, le cattane, eccetera, eccetera. Andiamo alla nostra chiesa, anche perché, come sempre, viene tardissimo. Vedete se c'è qualcosa di strano, che non ho dimenticato, ma direi di no. Ah, questa sì, guarda che siamo qua, già siamo in zona, eccolo qua. Qui c'è il massoero ancora con l'acqua, vedete? Questa è la chiesa di San Giorgio, direi sì, quindi questa è tutta la zona del molo, fate conto. Quella che noi oggi camminiamo, oggi qui c'è la chiesa di San Marco, per farla facile, noi oggi camminiamo qua e qua è tutto coperto. Bene, qui invece vedete, c'è ancora tutte le chiatte, le varie navi. E un'altra immagine, quindi come capirete, l'immagine del 1870, 1880, prima comunque dell'interramento, giustamente. Eccola qua, ancora le navi. Quindi qui vediamo la chiesa di San Giorgio e vediamo tutto il porto franco di cui vi parlavo qualche tempo fa. Qui c'è ancora la struttura in ferro, vi ricordate, vi raccontavo che il porto franco poi finiva in questa struttura di ferro, qui c'è alla sinistra trovate l'edificio del Nilo. Tra il Nilo e il quartiere del porto franco viene questa struttura di ferro, che purtroppo non abbiamo più. Invece abbiamo ancora questo camminamento, queste murette, appunto, vi ricordate, ne parlavo qualche tempo fa, chiudevano il porto franco, cioè la facevano diventare appunto un porto franco, ma isolato dalla città. Cioè un murette con appunto la guardia per fare in modo che niente potesse entrare e uscire dal porto franco senza che vi fosse autorizzazione da fare. Ma andiamo alla nostra chiesa, prima che venga notte fonda, come dire. Eccoci, San Marco al Molo. Avete visto questo piccolo campanino? Bene, il campanino in realtà è un campanile che nascerà molto avanti, ma andiamo con ordine. Siamo nel XII secolo, viene edificata una chiesa, viene edificata una chiesa nella zona del Molo. La zona del Molo, che vi raccontavo, nasce, tra virgolette, intorno al 1133, e pian piano viene costruita la zona del Molo, comincia a essere necessario o utile per la zona avere anche una chiesa che verrà... che nascerà appunto quando è vescovo, arcivescovo della città, Ugo della Volta, se vi ricordate, ve ne parlai qualche tempo fa quando parlavo di Sant'Orpete. Facciamo un velocissimo salto a Sant'Orpete, così faccio vedere per chi se lo fosse dimenticato. A Sant'Orpete, sulla facciata laterale che dà su Via delle Grazie, vi è una lapide che ricorda esterno. Eccola qua, ricorda la consacrazione di Sant'Orpete, avvenuta da parte di chi, secondo voi, da parte del buon Ugo della Volta. Qui si legge malissimo, no, qui si legge abbastanza bene. Ecco qua, vedete, accosamente Ugo, eccolo qua, sto Ugo qua. Ebbene, quando vi era Ugone, che come forse saprete, fu il secondo arcivescovo di Genova dopo Siro II, e qui sotto la scuola di Ugo II nasce, tra virgolette, viene edificata la chiesa di San Marco. Aperto una parentesi velocissima, Genova in realtà dipendeva dalla diocesi di Milano. Grazie a Siro II, grazie a lui poi Genova comincia ad avere la propria arcidiocesi, e quindi appunto Siro II, il primo arcivescovo di Genova, e Ugo della Volta, il secondo arcivescovo. Torniamo alla nostra chiesa. Vi dicevo, San Marco, come faccio vedere l'immagine precedente, anzi affresco, scusate, dava verso mare, quindi era costruita con la facciata che si rivolgeva verso mare, mentre verso la città via l'abside. Oggi è esattamente al contrario.
verrà invertita la, come dire, la chiesa verrà invertita nel, quando verranno costruite le mura del 500. Sapete che il molo inizia a essere, cioè la chiesa del molo inizia a essere, ci va tra mura, con le mura trecentesche, che costruite le mura al lato, mura del Malapago, fa la faccia. E si arriva, cioè, si arriva più o meno qua, ma la zona da San Marco e poi la zona, diciamo così, del Mandraccio e dei vari ponti, in realtà verrà cinta di mura solo nel 500. Quando viene cinta di mura, San Marco nasce, cioè in questo muro qua viene aperto un piccolo portale proprio del San Marco o della Farinella, e quel portale lì dà sull'abs della chiesa. Decide allora di invertire il senso della chiesa, così fare in modo che l'abs della chiesa fosse appunto in conseguenza di una porta, di un portale in realtà lungo le mura. Vi raccontavo prima del campanile, quel campanile che abbiamo qua è un campanile moderno. Prima, esattamente, fino al 1783, quando viene demolito perché pericolante, tira una torre nolare. Torre nolare, come sapete, l'ho fatto qualcosa già raccontato, ne sono altre a Genova, per esempio, sono per esempio la torre nolare di San Donato, se già che parliamo, la faccio anche vedere, la torre nolare di San Cosme Damiano, oppure il promontorio, che fa il presente giovedì, oppure se tanto, chi vuoi, ma tanti voi immaginano, fa Santa San Fruttuosa, bene, San Fruttuosa, anche lì di una torre nolare. Per esempio, vi racconto cosa sono, per chi non sapesse, ho costruito la torre nolare di San Donato, per esempio, la torre nolare rispetto al campanile si innesta direttamente sul tiburio della chiesa. Ciò significa che la torre nolare non è un edificio a sé, ma appunto è innesta sul tiburio della chiesa, quindi si occupa, come dire, che precede l'altare. Ciò è molto evidente se mi capita di andare, per esempio, in Santi Cosme Damiano, dove appunto, là, eccola qua, questa Cosme Damiano, per esempio, anche questo come si vede da vicolo lì, va bene, questo vedete il tiburio della chiesa, qui c'è l'altare, e queste sono le corde, vedete le corde che passano proprio questo, nella, bucano il soffitto, vedete, sono le corde delle campane, per far capire esattamente dove è innestato, ancora adesso, il campanile. Qui siamo stando a Santi Cosme Damiano, ma torniamo invece a San Marco. Vi raccontavo appunto, la chiesa nasce appunto come chiesa in pietra nera di promontorio, ed è così ancora oggi. È così ancora oggi, gli interni, se li avete mai visti, vi mostro un'immagine, in realtà durante il barocco quindi, viene ricoperta, e quindi diciamo così, sia le colonne che i muri perimetrali vengono ricoperti da intonaco stucco, e quindi perde la sua colorazione, tra virgolette, scura di pietra promontorio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tanti danni subiti consigliano di riportare, si decide di riportare la chiesa al suo antico splendore, e quindi si toglie tutto ciò che era costruito sopra, quindi tutto ciò che era intorno, tutto ciò che era, secondo me, nei secoli, si torna alla pietra nera del promontorio. Adesso vi mostro subito una foto, così vi faccio capire un po' meglio. Vediamo se la troviamo. San Marco, eccolo qua. Interno, così vedete un po'. Ecco, questa poi la faccio vedere cos'è. Eccolo qua, questa vedete molto bene. Le pietre, la pietra nera del promontorio, così come delle pareti. Alcuni altari sono rimasti ancora con la facciata, quindi qui c'è un particolare molto bello. Vedete, questo qui, tra le tante opere conservate, la più bella, forse la più straordinaria, è questa assunta del Tommaso Maria. E vedete la parete dietro di sé è in pietra nera del promontorio, mentre invece se vi capita di andare in altri altari, come questo qua, eccolo qua. Vedete, è un altare barocco, e vi è ancora appunto la parete, non in pietra nera del promontorio, ma ancora, come dire, con l'intonaco. Questo accade nei due altari, l'altare destra e sinistra dell'altare. Vi raccontavo appunto tra tante bellezze di San Marco al Molo all'interno, vi è appunto l'assunta di Maragliano, vi è un gruppo marmoreo della Madonna con Santi Nazario Celso, opera di Francesco Maria Schiaffino. Se vi capite di andare, noterete una piccola iscrizione sotto sull'altare, in cui si dice che è stato commissionato dagli stoppieri. I stoppieri, come li conoscerete, sono coloro che sono di Calatafare, appunto, di Calatafare. Cioè, ossia impermeabilizzare gli scafi delle navi. Si impermeabilizzavano spesso usando tra un pezzo di legno e l'altro materiale come fosse paglio o altri, anche pesce, tutto ciò che riusciva a impermeabilizzare le navi.
come immaginerete, lavoravano a due passi da questa chiesa, quindi dovevano avere un loro altare e finanziarono con una grossa somma, chiesero a Francesco Maria Schettino, appunto, di fare questo bellissimo gruppo marmoreo. Se invece volete guardare un po' i dipinti, vi faccio vedere prima il dipinto, questo qua, il dipinto è quello qua, del martirio di Santa Barbara, opera di Domenico Piesella, poi ci sono anche le nozze miste di Santa Caterina e di Rosso di Ferrara, e poi al lato dell'altare, sulla destra, le prese di piede, vi è una bellissima cornice marmorea che racchiude una piccola Madonna, la Madonna del Soccorso, detta Madonna del Soccorso, opera di Giovanni Carlone. Sempre, vi raccontavo prima della facciata laterale di San Marco al Molo, che da subito al Molo, ebbene la faccia laterale di cui parlavamo prima, vi potete vedere c'è la pietra dei dragaggi. Se invece andate a fianco alla pietra, quella di dragaggi, la pietra, quella lì che vi raccontavo, che vi raccontava dei dragaggi nel 1513, ebbene a fianco della pietra lì di un'altra pietra, forse più famosa, forse divertente, almeno per me, per il bambino, più divertente da vedere e da capire, più facile da capire. Eccolo qua, è un leone di San Marco. Di San Marco, giustamente, qua ci mettiamo un bel leone di San Marco sulla facciata laterale. Questo, come un altro leone che conoscete tutti, il leone di San Marco, dice che è stato in Piazza Giustiniani, è un trofeo di guerra che ci racconta della guerra vinta nel 1880, la vittoria di Chioggia, un leone che proveniva da Trieste, mentre invece il nostro leone di questa sera, cioè il leone di San Marco al Molo, è un trofeo di guerra proveniente dalla città di Pola. San Silvio nel 1980 e i genovesi saccheggiano la città, come dire, già ci siamo, si porta indietro qualcosa, si porta indietro questo bellissimo leone di San Marco. Spreco 30 secondi per raccontarvi che il leone di San Marco, invece quello di Piazza Giustiniani, era un leone che doveva essere stato restituito alla città di Trieste a fine del 1800. Sempre questo entusiasmo post-unitario, vi ricordate come abbiamo restituito tutte le varie catene del porto di Pisa, appunto perché per ritrovare questa pace post-unitaria. Ebbene, si era pensato, anzi la città di Trieste aveva chiesto formalmente a Genova che fosse detto alla città il leone di questo leone di San Marco. Per fortuna no, il leone non fu restituito, ma venne mandato a Trieste una copia, appunto. Una simpatica signora De Vicoli mi donò anche una copia della lettera in cui si chiedeva a Trieste, chiedeva a Genova la restituzione, eccetera, eccetera. Magari una volta ve la mostrerò. Anzi, ringrazio la signora, si parla signora, che qualche anno fa donò questo piccolo tesorino. Come vi parlavo, superiamo San Marco, come dire, e continuiamo a camminare. E dove arriviamo? Arriviamo qua. E arriviamo a questa porta, la porta detta Porta del Molo, o come qualcuno la chiamano Porta Siberia, erroneamente, ma comunque spesso è conosciuta come Porta Siberia. La Porta del Molo è una delle porte che cinge la città di Genova. Cinge la città di Genova da metà del 1550, appunto, viene progettata da Galeazzo Alessi e poi viene costruita e realizzata materialmente, cioè, da Antonio Ordeglio di Carona, che seguirà appunto i lavori. È una splendida porta, cioè, ecco qui l'immagine, se l'ho notato. È un'immagine, se guardate la porta di come è stata costruita, come è stata progettata, vi faccio vedere una che parrebbe molto simile, anzi, vi dirò di più. È la porta, cioè il disegno dal quale Galeazzo Alessi ha preso l'idea per questa porta. E diciamo, non ha scelto una persona a caso, ma ha scelto niente o meno che il buon Michelangelo. Se infatti guardate, vediamo un po'. Sono così stordito, non l'avessi aspettato. Sapete che non so più, vabbè, mi spiace, l'ho salvata, ma no, proprio dovete stare del mio racconto. In realtà, ma sapete che è il progetto che ha fatto Michelangelo per la porta di San Miniato di Firenze. Ebbene, quel progetto lì viene poi viene visto dal Galeazzo Alessi e viene appunto progettata la porta. Scusate, che pensavo di averla salvata invece. Non ce l'ho. Come conto vi do cercare il progetto della porta di San Miniato di Michelangelo. Ebbene, troverete una cosa assai simile alla nostra porta. Vi raccontavo, questa la porta del Molo è il coronamento delle mura che arrivano in porta, arrivano dalla parte delle mura della Malapaga, quello è il nome del famoso carcere tra cui
era sito, quindi per farla facile, dal posto di quello che oggi è il palazzo della Guardia di Finanza, sempre davanti al mercato dei pesci, Piazza Cavour, mentre dall'altra parte congiungeva appunto il Mandraccio con quelle mura della Marinella, con le mura che costeggiavano a San Marco, e arrivavano appunto fino al nostro, alla nostra porta. La porta che noi conosciamo anche come Siberia, Siberia si dice Siberia da Cibaria, quindi la porta in cui entrava il cibo, quindi è detta Cibaria o Siberia. In realtà è un errore, si dice che la vera porta Siberia sia poi, se vi capite di andare alla porta antico, c'è un centro di baluardo, un centro di abitazione, lo si può fare l'analisi, lì c'è una porta, quella è la vera porta Siberia, una porta più moderna, è appunto più quella porta Siberia. La nostra invece è la porta del Molo. Porta del Molo che si vede così dall'esterno, mentre invece dall'interno, ci si può vedere. Allora, dall'interno c'è, cioè, la parte interna, quella che, come dire, vede il nostro amico Cambiaso. Così, aspettate. Eccola qua. Guardate questa, se guardate questa come qua, in realtà è simile al nostro Cambiaso. Vedete qua? Eccola qui. Eccola qua. È lei, come dire. Non solo, se vi capita, in questo momento non so se è aperto, questa con l'aperta, notate che un grossalone è collegata sia sopra, quindi sono i terrazzi, nelle quali erano posizionati i cannoni, mentre anche i cannoni, sapete, sono lungo l'inizio delle mura della Malapaga, sono anche delle finestre con un'ampia apertura, ma c'è un'ampia apertura, come dire, visiva, ma in realtà una piccola finestra molto sottile, anche lì erano posizionati i cannoni, che proteggono appunto Genova verso il mare. Preferito territorio, vi ricordate, nella parte finale appunto delle mura, se vi capita, lo conoscete sicuramente. Una curiosità, nelle mappe antiche, e anche una cosa che tra poco vi mostrerò, la porta del Molo è chiamata Porta di San Giovanni. Perché? Perché, da San Giovanni, San Giovanni Battista, come immaginerete, perché oltre alla porta vi era una piccola cappella dedicata al santo. Fu innalzata per volere di Andrea Doria, che chiese appunto di che potesse essere costruita questa cappella. Qui viene costruita e qui venivano portate le scene del santo, sia quando c'è la processione del santo, la processione che partiva da San Lorenzo, il 24 di giugno ogni anno, veniva portata fino al Molo, quindi fino oltre forse, una volta portata nel Molo. Inoltre, quando avvenivano grosse tempeste, per placare i mari, quindi per fare in modo, come dire, anche pregare il Signore, perché abbiamo scoperto Giovanni, che tornassero le navi in porto sane e salve, ebbene, finché il mare non si fosse placato, e le ceneri venivano poste in cima al molo, quindi oltre la porta del molo. Venivano poste dentro questa piccola cappella, appunto. Cappella che poi verrà demolita nel 1607 con la voglia di ampliamento del molo. Faccio vedere due immagini. Qui c'è un po'. Ecco, qui c'è una carta del Baratta, vedete? Porta di San Marco al Molo. Porta San Giovanni, e questa è la cappella, questa piccola cappella non è altro che la porta di San Giovanni. Se guardiamo avanti, qui c'è una specie di faro, in realtà questo è ben diverso, ma ve ne parlerò tra poco. Se poi guardiamo, in realtà qui c'è questo, che è bellissimo, è una foto 1960 circa, vedete qua la porta Siberia, con ancora le garitte negli angoli, qua non sono più, e tantissime merci di queste parti fuori. C'è ancora un molo, vedete, oltre la porta, oggi non c'è più, oggi abbiamo un spiazzo grosso, che è ben lontano dal mare. Qui c'è ancora una parte, quella qua, questo invece è una metà di 19, non sei qui, sono 800, come vedete qua, un battello qui sotto, come dire, orologiato, e poi qua avete la porta ancora con le due garitte, e il molo che si prolungava quindi, ed era ancora sul mare, all'epoca siamo nell'800, metà dell'800, più o meno. Con le maglie porta Siberia più o meno come oggi, qui in più c'era anche una costruzione di una casa sopra, sembra una casa più sopra, a parte, c'era anche il pilota, vedete, qui c'è una casa, probabilmente una casa utile per il porto, per i piloti del porto, chi lo sa. Ma torniamo, se no non finiamo veramente più. Dicevo, oltre a questa porta, dal lato San Marco, viene una piccola porta, la porta di San Marco, che era proprio attaccata a una porta, un portello. Si diceva servito lo scalo del grano, che era al Mandraccio, e proprio perché era vicino alla porta, era San Marco, si chiamava Porta di San Marco, detta anche Porta della Marinella, se vi capita, della Marinetta, scusate, se vi capita di passarci proprio sotto Porta della Marinetta, però oggi è una targa che vi ricorda
questo. Dicevo che la forza di San, probabilmente anche di San Marco viene, l'orbice viene invertita, l'abside con l'ingresso contrario, viene invertita proprio nell'epoca in cui viene costruita nel 500 questa porta, così almeno chi entrava dalla porta, da questo portello, aveva subito davanti a sé l'ingresso della chiesa. Tra la porta di San Marco e la porta del Molo vi era anche la porta della Giaretta. La Giaretta è un pochino più avanti, è appunto una piccola porta, anch'essa, Giaretta vuol dire approdo riparato, appunto, una piccola insenatura, tra il Mandraccio, la porta di San Marco, e la porta del Molo, la porta Silvia. Parlavo delle mura, vi dicevo la mura Malapaga, come sapete, tanto facevo così per l'idea un po', un'immagine delle mura, tutti conoscete le mura Malapaga, sia per, cioè, più che altro per passaggio dall'esterno, perché chiunque va al porto antico ci passa davanti, anche senza volerlo, le costiglie appunto, quindi quando ho superato il mercato del pesce, cominciate a andare verso il porto antico, verso i cini, verso i cosiddetti magazzini del cottore, ebbene, voi camminate, andate verso le mura Malapaga. Eccole qua. Bellissimo, se non avete mai fatto, è il camminamento interno delle mura Malapaga. Cioè potete farvi il cammino della ronda delle mura. Non lo fa quasi nessuno, in realtà, perché è poco conosciuto, ma se vi capita, come dire, venite su da Vico Palla, per farvi un esempio, se vivete anche in magazzino del sale, e qui potete camminare, venite su e giù per l'antico camminamento. Mura Malapaga, famosissimo, con Chang Amen, appunto, il film Mura Malapaga. Un film che vorrei prima o poi, vi dico... far vedere, quindi proiettare in qualche cinema. Ci avevo provato 2 anni fa, in realtà poi dopo il Covid sono tutto interrotto, ma in realtà quello che manca, come sempre, sono i soldi. Cioè, è un po' caro l'idea di poter proiettare un cinema, cioè quindi chiedere di poter proiettare un film, ma chissà che mai troveremo i finanziamenti e potremo riguardarci questo film, questo antico film, di cui adesso vi mostro invece un piccolissimo spezzone. Se vi capite, se vi avete voglia, su Bugiardino, cioè sulla pagina iniziale del mio sito, ebbene, quasi in fondo, tra le tante cose, vi è un piccolo spezzone, dove muore Malapaga. E ho capito, qui siamo proprio, vedete, si è sulla porta, piazza da loro, e poi la porta. Pazzesco. E poi il cammino, sapete, dove scabrisce, tantissimi posti. Vi consiglio di vederlo, perché è veramente, cioè, vedete, la spezzone in realtà dura 4 minuti. Ma vi vedete tantissimi video, quindi è veramente, almeno a me piace molto l'idea di vedere, quindi guardatelo, ed è bellissimo, ho detto il video, vi faccio vedere l'inizio di questo piccolo spezzone, perché vedete il porto antico con ancora i cancelli, vedete, questo cancello, questa cancellata, che troviamo più o meno ancora oggi, non è uguale, ma in alcuni punti del porto antico, per esempio, giusto all'inizio di Via del Molo, di giochi delle bambine, quelle che prendono le cancellate, la piazza del porto, proprio questo di Jean Gabin, come dire, e qui vedete una piazza d'avor con un traffico pazzesco. Siamo nel dopoguerra, quindi diciamo che l'attività si è ripresa, per fortuna. Vi raccontavo di appunto del molo, quindi di questa zona. Ebbene, se fosse camminato oltre Porta del Molo, camminavate lungo il molo e dove arrivavate? Arrivavate in 2 punti diversi. Arrivavate a vedere, diciamo così, più anticamente avreste visto questa, la Torre dei Greci. Vedete? La città si chiude e qui c'è una piccola faro. Un faro che si va proprio a speculare la lanterna ed era proprio questo il suo mestiere, tra virgolette. Siamo nel 1324 e una deriva del Salvatore Seportus et Modulus, cioè il conservatore del porto e del molo, quelli di cui vi parlavo prima, di quelli che si occupavano, per dire, di tutte le varie attività del porto, ebbene, ma a seguito della nuova delibera viene costruita davanti al muro della Malapaga, cioè oltre al muro della Malapaga, nella zona che oggi noi conosciamo come il magazzino del cottone, quindi zona che oggi come sono il magazzino del cottone, una piccola torre, la Torre dei Greci. La Torre dei Greci delimitava il porto a oriente, così come la lanterna delimitava il porto a occidente. La funzione era la stessa, quindi difensiva, avvistava le navi che arrivavano in porto, così come anche utile per le navi che vedevano una luce o qualcosa e potevano, come dire, capire che erano arrivati a Genova, arrivati in porto. Si era chiamata Torre dei Greci perché in questa zona vi erano molti mercanti greci, semplicemente per questo, senza tanti squeggi, come dire. La Torre dei Greci verrà distrutta, verrà abbattuta quando verrà ampliato il molo, ma poi arrivò un'altra. Eccolo qua, un lanternino, detto questa volta. Il lanternino, eretto intorno al 1820,
Qui già abbiamo, quindi siamo molto più avanti, quindi qui cioè, siamo molto più avanti rispetto alla torre di Grecia. Questi qui, come immaginate, sono i nostri magazzini. Bene, il lanternino, detto anche faro del Mandraccio, poi intorno al 1820, quando a seguito del prolungamento del molo, il molo pian piano si era sempre più allungato fino ad arrivare a dove siamo oggi, cioè arrivare al magazzino del cotone, sapete, cioè, quindi diciamo, molto più avanti rispetto alla porta del molo di cui vi parlavo prima. Purtroppo anch'esso verrà distrutto, demolito, siamo nel 1829, e il lanternino viene demolito perché dà fastidio, per questo intralcia. Le grandi navi che arrivano in porto e quindi sono decise la sua demolizione per mettere appunto l'ingresso di queste grosse navi che entravano e si dirigevano verso la stazione marittima di Genova. Da questa immagine, vedete un po' come il lanternino, molto piccolo, però la sua funzione. Eccolo qua, questa è la più bella, c'è André Dumont con noi, che è un ufficiale della Marina francese che sorvola il lanternino, un'immagine che forse molti lo conosceranno, un'immagine abbastanza famosa. Eccolo qua il nostro lanternino. Più o meno, vediamo subito tutto, più o meno direi che vi ho detto tutto, forse c'è una cosa, ma sì, direi che più o meno ho detto tutto, anche perché sono come sempre andato ben oltre la mezz'oretta, quindi è giusto anche concludere. Concludiamo come abbiamo iniziato questa immagine del Cambiaso, quindi vedete anche come sempre vi dico, anche una piccola via, quindi un piccolo tratto di Genova come questa la via del Muro. Vedete, come dire, ci ha fatto parlare per quasi un'oretta, diciamo così, anzi, sì, diciamo così. Quindi diciamo, direi che per stasera vi ho fin troppo, come dire, coinvolto, quindi, come sempre, ringrazio tutti per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata. Ho visto l'ora, buonanotte e un saluto agli edicoli e grazie per l'ascolto.